Bene, partiamo per questa anteprima del film di Paolo Conte e niente, ci aggiorniamo strada facendo. Sì, dunque, la serata parte con un mio inciampo plateale in ascensore, quindi non può che andare meglio, quindi vediamo se arrivo a Torino. Bene, sono arrivato, neanche a dirlo in un ritardo clamoroso perché Torino Niente più ti lega questi parcheggiare sta luoghi diventando e anche questi impossibile, fiori veramente azzurri. impossibile. Ho dovuto fare un parcheggio illegalissimo Niente, neanche in uno questo scaricomerci, vento anche grigio perché avrei potuto pieno di nuvole, scaricare molto volentieri la pieno mia di uomini che ti sono pazienza. piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, Quindi credo che in un certo senso il mio parcheggio abbia una certa validità legale. Ora andiamo al cinema, ovviamente distante chilometri, ma adesso vuoi vedere che trovo un parcheggio sicuro, che finisce così, trovo un parcheggio più sicuro, vabbè, andiamo. entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via. Ho una prenotazione per l'anteprima del film di Conte. Spettacolo d'arte varia, Bruno Andrea. sono innamorato Perfetto. di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Stanno parlando Guido Arari e Giorgio Verdelli, rispettivamente quello che si è occupato della fotografia, delle fotografie del film e il regista. E, oh, c'è anche il cantante De Marlene Conza, fantastico. Entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chi boom, chi boom, boom. Do 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 do, chi boom, chi boom, boom. Do 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 do. Wow, eccoci qua, siamo usciti adesso, io sono uscito adesso, sono da solo, sono uscito adesso dalla sala. Allora, Paolo Conte, via con me, che documentario è? Dunque, io non sapevo benissimo che cosa aspettarmi, non sapevo quanto ci fosse effettivamente lui all'interno, cioè quanto fosse intervista o quanto fosse narrazione della storia, della musica o della vita di Paolo Conte, e effettivamente mi sono reso conto solo una volta che ero in sala del fatto che non mi fossi chiesto se fosse un documentario celebrativo della vita personale o artistica di Paolo Conte, che non è una risposta così scontata, perché sarebbe stato facile anche fare una cosa celebrativa. Tipo Santino, no? Così non è stato. È un documentario veramente molto interessante, molto, molto bello, perché dunque, la cosa che mi ha colpito di più è la presenza di tantissimi estratti di concerti recenti, e sì, una narrazione della vita artistica di Paolo Conte. Ma non è uno storico, non è un celebrativo, non è qualcosa che vuole
raccontare il passato, ma è una cosa che racconta sì il passato per raccontare chi è stato e chi è Paolo Conte, ma racconta soprattutto il presente. E lo fa attraverso tantissimi video estratti dai concerti degli ultimi 2 anni, dei quali ne ho visto uno, ho avuto la fortuna di vederne uno a Brescia, ed è una cosa che a me ha fatto molto piacere perché io poi sono amante delle cose recenti per quanto riguarda questi personaggi, perché alla fine vediamo tutta la maturità artistica accumulata in una vita da parte dell'autore, e spesso questo viene un po' sottomesso dalla storia che quest'ultimo ha avuto. E quindi non è un celebrativo per dire quanto è stato importante Paolo Conte nella musica italiana, ma quanto Paolo Conte è importante nella musica italiana e quanto ancora lo sarà, speriamo il più a lungo possibile. Per cui questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Adesso l'ansia che non ci sia più la macchina, perfetto, cioè. E un'altra cosa che mi ha colpito parecchio è il fatto che non stiamo parlando solo del Paolo Conte musicista, ma è un documentario che racconta anche il Paolo Conte artista. C'è una multa? No, perfetto. A meno che non mi arrivi una notifica come l'ultima volta. Per cui, bene, siamo entrati nell'habitat. Per cui, no, è un documentario, appunto, che dicevo, racconta sì il Paolo Conte musicista, ma racconta il Paolo Conte artista, perché lo vediamo anche in una parte forse è meglio che vi anticipi che questa cosa è un po' spoiler, quindi se non l'avete visto, fermate il video. Scusate. Dicevo, appunto, un Paolo Conte artista a 360 gradi, non solo come musicista ma anche come disegnatore. Infatti a un certo punto del film lo vediamo in veste di disegnatore. Ed è stato molto interessante vedere anche questo aspetto della creatività di Paolo Conte. Per cui, Paolo Conte via con me, consigliato? Sì, è un documentario che mi è piaciuto tanto. Se devo dire una cosa che non ho adorato è la lunghezza, forse un pochino troppo lungo, l'ultima mezz'ora l'ho patita un po', però secondo me, beh, chi ama Paolo Conte non deve perderselo assolutamente, ma non... È un documentario che consiglierei davvero anche a chi volesse scoprire Paolo Conte, a chi non lo conoscesse, a chi volesse far conoscere con un motivo molto molto giustificato Paolo Conte a qualcuno che eventualmente non lo conoscesse e volesse approcciarsi a questo grandissimo artista. Paolo Conte è uno di quegli autori che, almeno per quanto mi riguarda, non fa parte della vita di tutti i giorni, perché anche lui come personaggio, come persona è molto riservata, però quando lo vedi, quando lo senti, quando lo ascolti, quando ti immergi nel suo mondo per quel quarto d'ora, per quella mezz'ora, in questa cosa per un'ora e mezza, in questo caso, nel caso di un suo concerto, te ne vai sempre con quello strascico che ti perseguita in maniera positiva, ovviamente, per i giorni successivi. Quindi tornerò ad ascoltare Paolo Conte in questi 2 giorni in maniera un po' più continuativa. E niente, bello, davvero davvero bello. Dal 28 al 30, da lunedì a mercoledì, Paolo Conte via con me, il documentario su Paolo Conte presso tutti i cinema. E davvero consigliato, andate a vederlo. Bene. Buona, bu buona, buona
buon tutto, insomma. Andate al cinema. Bene, quindi questa è stata la mia prima esperienza di vlog. Fatemi sapere nei commenti, insomma, se è andata bene. Se no, amen, voglio dire, dai. E niente, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale. Se andrete al cinema a vedere Paolo Conte Via con me, fatemi sapere se vi piacerà. Se vedete questo video dopo mercoledì, quindi dopo che è uscito, ditemi se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto. Insomma, iscrivetevi al canale. Invece, per chi guarda questo video prima di lunedì, sappiate che approfondirò questo film anche in un articolo in uscita sabato per Cicles Magazine, una realtà con cui ho il grandissimo piacere di collaborare, una rivista online che si occupa un po' come faccio io con questo canale, anche se la mia attività principale è quella di cantautore, ma mi piace parlare anche di cultura generale, quindi musica, cinema, arte in generale. Quindi vi rimanderò sicuramente poi al link dell'articolo e noi ci vediamo ad un prossimo video.